Lui è Carlo. Carlo ama andare a fare la spesa dal suo supermercato preferito. Come ama comprare la frutta, di cui va ghiotto. In particolare la Citrus sinensis, o più babbenemente chiamata arancia. Carlo ama le arance e ne prende sempre grandi quantità. Ma quello che Carlo non sa è che dal 1 gennaio è obbligatorio l'uso dei sacchetti biodegradabili per l'ortofrutta, che saranno anche a pagamento costando ben 2 centesimi? Carlo è contrariato. Carlo si arrabbia. Carlo spacca. Carlo spacca tutto. Le buste sono semplici sacchetti che, grazie al loro composto di aceto balsamico di ghepardo iraniano, se perdute nell'ambiente si degradano facendo bio 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 bio. Ma Carlo ha un'idea, perché Carlo è scaltro. Per non pagare i 2 centesimi di sacchetto, decide di applicare lo scontrino direttamente su ogni arancia. Carlo è euforico. Così euforico per aver risparmiato 2 centesimi che prende il suo iPhone X da 1500 euro e si scatta un selfie per immortalare l'abile astuzia con cui ha girato il sistema. Carlo è soddisfatto. Ma quello che Carlo non sa è che il prezzo del sacchetto è incluso nello scontrino, quindi è come pagare più volte sacchetto, ma questa è un'altra storia. Come potete vedere dallo schema, comprando la frutta e dovendo spendere soldi per i sacchetti, per un certo lasso di tempo e calcolando le variabili che variano, il risultato è sconcertante. Pagare 2 centesimi per un sacchetto? Sono indignata! Sacchetti a pagamento? Bah, io rubo la spesa agli altri, quindi non importa. Sacchetti biodegradabili, si fumano. Dite no alle buste a 2 centesimi. Dite no al complotto complottoso che complottano alle nostre spalle complottate. Per un mondo migliore, per un futuro migliore.